Buonasera a tutta la comunità e a chi ci sta vedendo in questo momento. Riaccendiamo il teatro del Baglio di Villafati, un'espressione che rappresenta tantissimi valori, quello appunto di rincontrarsi anche in streaming per condividere delle emozioni che solo il teatro può trasmettere e condividere anche dei valori di resilienza sul nostro territorio per sperare appunto nel superare questo grande momento di crisi. È anche un modo anche per trovare artisti, ristorando anche l'esigenza appunto di condividere un'emozione che un palcoscenico può trasmettere. È anche di resilienza, perché appunto abbiamo il desiderio di rincontrarci. Quindi tanti auguri a tutti, di buon Natale, di buone feste. Sono tre spettacoli che manderemo in streaming. E tanti auguri di buon Natale e di buon felice anno nuovo. Vi aspettiamo nel 2021 con un ricco programma di eventi e di rassegne teatrali che il teatro ha già pensato, programmato per la comunità di Villafati e dei paesi limitrofi. Di nuovo tanti auguri. Child, only in fun.
Buonasera, buon Natale. Un caloroso saluto dai docenti del Music Club. Seppur siamo distanti fisicamente questa sera, cercheremo di esservi vicini attraverso un brevissimo concerto di Natale. Oggi, dopo tanti mesi di silenzio, vogliamo riaccendere una piccola luce nella speranza di ritornare quanto prima alla ripresa delle nostre attività. Non vediamo infatti l'ora di riabbracciare i nostri allievi e di ritornare a fare le nostre lezioni lab e realizzare tanti nuovi spettacoli. Nell'attesa vi auguriamo di trascorrere una bella serata con noi. Tra i docenti questa sera abbiamo un intruso, ma non un intruso qualsiasi. Lui è l'amico più intruso che si possa desiderare, è Massimo Vitrano, che ci accompagnerà al basso. Sarà anche ospite speciale di questa serata per una chicca di cui vi parlerò in seguito. Buon ascolto con il brano Adesso così celeste di Zucchero. Come un pianeta che mi gira intorno.
Io? Mi lasciavo morire. Ma viene un giornale di tubo di nasci. Ossigeno. Ossigeno. Ma quale ossigeno? Io tutta vita ho respirato aria. E io devo onorare l'ossigeno. No, 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 no. Che mi spruzzano tutta. Mi lavano un pacchio, la scinde, i brazza con difinsettante. Con difinsettante a mia. Io, Lorda, na me vita non c'è stato mai. Quando morì, me sono rosa. Ci fecero i capelli, ci misero un rossetto, un vestitino. E a mia, una perata in culo, e mi giovero rinzo tabuto. Morire sola, sola, senza un tocco di campane, con me nipote, con telefonino in mano. Da quando era amico io ce lavava la ciolla e ora io toccavo con cinquogna e mi fa un video di lontano. E i cristiani? Non è che sono i cristiani? Io? Che ne saggio, si è da casa, ravanzi a foto, non metà buto, chiance, non chiance. Io, come scopro ora, si la ricordano, razza Vicenza, che ogni domenica si cava pane duro con crivo, ravanza a porta. Oggi è un giorno di festa e il nostro teatro non può che sentirsi vicino e solidale a tutte quelle famiglie che a causa della pandemia hanno perso il loro caro, anche perché alcuni di loro sono stati grandi sostenitori di diverse iniziative realizzate qui da noi. Tra queste vogliamo ricordare la nostra cara Giovanna, perché è stata non solo una grande sostenitrice, ma anche protagonista di molte attività laboratoriali di teatro. Porteremo nei nostri cuori tutti i momenti condivisi con lei e a lei dedichiamo una delle sue canzoni preferite. You saw well bathed and on the roof.
and beauty in the moonlight of a true young. She tied you to an kitchen chain. She's broke your throne and she's got your hay. And from newly she drew. Come vi avevo accennato, è arrivato adesso il momento dell'ospite, l'intruso che non è più intruso, ma c'è adesso da dedicargli un grande momento proprio per un progetto nuovo di cui ci parlerà. Massimo Vitrano. Grazie, grazie dell'applauso spontaneo. Ecco cosa significa avere un teatro vuoto. Ecco. E a maggior ragione adesso il tuo progetto, il tuo inedito. E parla appunto di queste insicurezze che abbiamo nel ritornare alla normalità, quando ci torneremo, chissà quando. Speriamo presto. Quindi viviamo tutti con questa insicurezza. Quindi da questa insicurezza nasce proprio la canzone che si chiama L'insicurezza, che già qualcuno ha visto, ma molti di voi magari ancora non avranno visto, ma possono andare nei miei canali social, YouTube, Facebook, Instagram, e tutti quelli che esistono, per sentire l'incertezza, perché è un bellissimo video. Ma intanto lo vedete stasera attraverso questa manifestazione. Anzi, devo ringraziare tutti gli amici, diciamo, di Villa Frati, a Giusianna, a Rosario e tutti quelli che ci hanno permesso di poter girare anche una parte del video, esatto, in questo teatro. Perché il video è stato girato anche in questo anche teatro. Quindi no, le immagini più belle sono felici, di qua. È vero. Non perché è il nostro teatro, ma le immagini ma le immagini più belle sono qua. Io belle l'ho già sono visto proprio girate in anteprima. E quindi
E mentre ero lì, guardavo queste tavole usurate un pochettino e ho scritto anche un qualcosa che parla del teatro chiuso. Quindi proprio il nostro teatro ti è ispirato per un nuovo brano. Sì, non è tanto una canzone, ma sono proprio due versi che non ricordo, se no vi reciterei così, anche ora. Certo, però comunque, per stasera già la canzone, quelle che abbiamo suonato, più questa canzone, secondo me basta come regalo di Natale. Sicuramente, no? Noi siamo ben felici di farlo conoscere al nostro pubblico, di Villa Frati e non. Che dovrebbe portare un po' di serenità, scusate, serenità, perché ci impinge, diciamo, ogni tanto. Io ho il difetto di avere una lingua lunga e quindi impinge un neghe. Quindi fatemi una risata, perché ci vuole ridere toglie... Okay. Diciamo il pensiero maligno che abbiamo per ora ognuno di noi, a cura che la truppa. Proporrei così in silenzio da casa, cioè non so come si potrebbe fare un applauso da casa, in silenzio, ma a tutte le maestranze che nel mondo dello spettacolo non lavorano, come i fonici che Teddy Schifano in questa sera, come Salvo Zucchero, che è il tecnico delle luci insieme alla sua equip, e come anche il nostro amico che si sta facendo il video. Quindi da casa non so come fare, ma inventatevi un applauso per tutti questi amici. Con il cuore sarà fatto sicuramente. Quindi a voi il brano di Max Massimo Vitrano, L'incertezza. Godetevelo tutto. Ascoltami, son tempi incerti e vivere è diventato ostico, labirinto ermetico. Persi, introvabile la strada che c'era da percorrere, che cambia muta e instabile, il tempo. Le sicurezze cambiano, tutto diventa inutile, svaniscono ragioni di vita nel giro di pochi attimi. Ci nega la sua dignità, ci lascia nel suo oblio, ci costringe a vivere in un sogno frantumato che non c'è più. Ci toglie le energie del cosmo e quotidianità vitali, ci lascia figli orfani e padri di incerti. Possibili di vivere per non cadere in fondo al mare. Rinasceremo sempre, così sia, ma non sappiamo cosa porti via. L'incertezza. Vedi, i falsi miti e pieni web di risate sterili che non ci danno anima. Calpestano la dignità di gente che è caduta nell'oscurità di questa guerra muta e in bilico nel tempo. Apriamo gli occhi noi e ritorniamo complici. È tempo di resistere ai cambiamenti in corso che non ci faranno più vivere. Ci toglieranno certezze, ma leggeri come una nuvola si può restare a viverci nel mondo. Del cosmo, quotidianità vitali, ci lascia figli orfani e padri di incertezze oggi, modi possibili di vivere per non cadere in fondo al mare. Rinasceremo sempre, così sia, ma non sappiamo cosa porti via l'incertezza.
Buonasera, stiamo per trasmettere Videogioco di Natale, un programma del laboratorio di teatro per ragazzi del Teatro del Baglio, che riprende il film muto come metafora di incomunicabilità delle generazioni moderne e che vuole lasciare una risata con una speranza di nuova socialità per questo Natale. Buona visione! Siamo arrivati alla fine e con questo brano vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera nella speranza di vederci presto insieme. Ed è arrivato il momento anche dei ringraziamenti. Dobbiamo ringraziare i tecnici Teddy Schifano, Salvo Zuccaro, Virgilio Ferrara, lo staff come sempre presente a darci una mano, ovvero Santina, Lilla e Letizia, e presentarvi i docenti che questa sera hanno allietato la vostra serata. Sono Silvia Di Chiara al piano, Mario Tripo alla chitarra, Bernardo Monastero alla batteria, Michelangelo Monastero alla tromba e Massimo Vitrano al basso. Io sono Giusanna Vital. Buone feste a tutti, grazie ancora.
Yeah.